Bella ragazzi, buongiorno, siamo qua con gli Italian Warriors, sto per fare una nuova bellissima puntata, ragazzi. Sono entrato col profilo, un altro profilo che io ho, chi conosce praticamente, si tratta di Solo Rab, ragazzi, quindi il mio secondo account. Allora, sono entrato con questo secondo account semplicemente per fare un po' la puntata di oggi, che è in sostanza andare a cercare gemme, cioè cerchiamo di fare le gemme equipaggiamento e quant'altro. Allora, purtroppo oggi entrando col profilo non ho i messaggi, quindi non saluterò nessuno, anzi saluto tutti in generale. Allora, per iniziare subito la puntata, alcune premesse, vi voglio dare alcune premesse. Allora, la prima, nel limite del possibile, forse già ve l'ho detto in un video. Allora, le monete Gilda, ragazzi, cercate di non consumarvele per acceleratori, ma compratevi semplicemente gioielli. Ragazzi, i gioielli sono veramente qualcosa di fantastico. Quindi io consiglio di avere sempre a scorta almeno minimo due rilocatori, almeno qualche settalenti, che possono essere anche sei, una pergamena di migrazione se il vostro livello è relativamente basso, e il resto, ragazzi, usatele per comprarvi i gioiellini. Allora, prima di iniziare la puntata, voglio spendere due parole su una cosa molto molto importante che alcuni non ci fanno caso e invece per altri è scontata. Allora, molta gente che cosa fa? Non mette adesso in questo personaggio qua, io non lo uso per la guerra, quindi i miei gioielli non sono incastonati. Vi posso dire una cosa, ragazzi, incastonati i gioielli, cioè metteteli, ce ne avete verdi, riempitevi tutto il vostro set con gioielli verdi, li avete blu, riempite tutto il vostro set di gioielli blu. Adesso la cosa importante che vi voglio fare capire, no? Immaginate che andiamo subito sui nostri bei gioielli, così capite esattamente il significato di quanto è importante questa cosa, anche perché molta gente aspetta di fare l'oggetto, il gioiello oro prima di inserirlo. Ragazzi, fare il gioiello oro è una cagata pazzesca, quindi vi posso far vedere questa cosa per esempio. Andiamo a prenderne uno a caso. Quindi immaginiamo che voi per culo troviaste un gioiello oro. Prendiamo attacco cavalleria oro, ok? Guardate ragazzi, il gioiello oro per questo oggetto qua che cosa dà? Dà un 20%, che averlo oro vuol dire avere, è banale questa cosa, vuol dire avere 4 gioielli viola. Ragazzi, se avete un gioiello viola, smontatevelo, no? Fatevelo viola più che averlo oro. Quindi la gente fa il contrario, cerca di arrivare a oro, se lo mette e quant'altro. Allora, tutti gli oggetti, partendo dal bianco e andando su, ci si rimette con le caratteristiche, almeno quasi del 50%, ragazzi. Allora, vi faccio vedere adesso, faccio solo questo passaggio da oro-viola, perché sennò poi potrei risultare difficile da farmi capire. Allora, immaginiamo che voi per culo troviaste abbiate un oggetto cavaliere 20%. Allora, se voi lo smontate, ragazzi, come potete vedere, avete 4 gioielli da 12%, ok? Chiaro? 4 per 12, cioè non è che ci vuole un genio di matematica per capire che abbiamo il 48%, ok? 48% contro un 20, cioè praticamente stiamo parlando forse del 60% in più. Quindi non arrivate assolutamente a farvi l'oggetto viola e poi metterlo, no. Partite per step, ok? Se avete un oggetto rosso, smantellatelo e fatevene immediatamente 4 viola. Poi se avete tutti gli slot vuoti, quindi voi sul vostro totale set dell'equipaggiamento potete mettere 8 gioielli. Se non avete altri oggetti blu, smontatevi il viola e riempitevi blu, ok? Importante avere sempre tutti i pezzi equipaggiati, ok? Come potete vedere sull'oggetto blu, che cosa succede? 12%, qua avreste 6 per 4, come potete vedere, cioè avete già una ottimissima percentuale. Quindi ragazzi, andando avanti, cercate sempre di avere gli oggetti tutti equipaggiati e di tutti e 8 pezzi inserite l'oggetto e poi andate avanti. Appunto, se avete fortuna di trovare un oggetto viola, oro, e il vostro pezzo non avete oggetti viola, smantellatelo e rifate tutto il set con oggetti viola. Ok. Allora, tornando alla nostra puntata, la puntata di oggi appunto è, voglio spendere un po' di monetine, come potete vedere ne ho 10 milioni, per vedere che cosa troviamo. Quindi 10 milioni, ragazzi, spendiamole tutte. Adesso qua io ho già la mia scorta di rilocatori, di pergamene, di tutti i cazzi.
Allora, consiglio sempre di tenermene un paio di milioni comunque di scorta, quindi tenete sempre 1 milione, 2 milioni, questo perché può aiutare, magari se avete delle difficoltà in festa di Gilda, ci sono alcune missioni, spendi monete, molto semplici. A me nella puntata voglio spendere 10 milioni, quindi acquistiamo immediatamente 10 milioni di gioielluzzi e andiamo ad aprirli, ragazzi. Apriamoli tutti insieme, ragazzi. 102, ne aprite una 100. Ok, è andata bene, più o meno. Peccato che non ho trovato nessun oro, però vabbè, due oggetti, due gioielli blu, veramente fantastici. Fanteria, ragazzi, è andata abbastanza bene. Cavalleria 4, ragazzi, bello, mi piace per la cavalleria. E questi sono gli oggetti che ho trovato. Abbiamo ancora un paio di forzieri, apriamoceli. Poi andiamo a fonderli, andiamo a vedere che cosa possiamo fondere. Adesso li fondo giusto per avere solo un riferimento, poi quando andrò a utilizzarli al massimo li smantello. Allora, vediamo un attimo dove arriviamo. Consiglio una cosa, adesso ho detto una cosa, però la regola non vale per tutti, di quello che ho detto prima. Ad esempio, io adesso non ho qua. Ok, prendiamo il predatore rapido. Alcuni mostri invece la differenza non ci guadagnate, nel senso che se avete un gioiello, come potete vedere, oro sul predatore, non smantellatelo perché, come potete vedere, anzi no, ho detto una fesseria, da sempre 515, quindi sì, vale per tutte la regola. Ok, pensavo che sul mostro desse un valore molto inferiore, ma come potete vedere 500 diventano poi 2000 di energia, ragazzi, quindi stessa cosa, se avete un gioiello del predatore oro smantellatelo e fatevi tutti i pezzi pieni. Allora, andiamo subito a raggruppare un po' quello che abbiamo. Come potete vedere, mi sembra che posso raggruppare veramente poca roba. Difese trappole sono pressoché inutili. La fanteria ne ho addirittura 30, ragazzi, bianchi. Attacco trappole fa cagare, ragazzi. Io lo faccio solo per raggruppare, poi ricordo che prima di montarli comunque me li divido e me li faccio di nuovo. Alla fine questo è come se fosse un gioco di ruolo, nel senso che sono tutti numeri quelli che sono importanti, quindi cercate di mettere i numeri nei punti giusti. Attacco tiro 2 viola, ragazzi, interessante. Attacco cavalleria, che sarebbero 3 viola. Ok. Il video è finito qua, ragazzi, spero che possa essere stato di utilità a molti e alla prossima. Ciao belli, ciao ciao.